Poco distante dal mercato di Ballarò si trova la chiesa di Santa Chiara, anzi il complesso monumentale di Santa Chiara, perché parliamo di un vero e proprio complesso a 360 gradi. Quando venne edificata la chiesa di Santa Chiara? La data di fondazione della chiesa risale al 1344 per volere del potente feudatario Matteo Sclafani. Sorge in una posizione dominante rispetto a quella che era la Valle del Chemonia, quindi ha una struttura architettonica molto più elevata. E successivamente però trasforma le sue caratteristiche medievali in un vero e proprio cantiere barocco. Infatti delle tracce medievali ne rimane ben poco se non le logge dorate dedicate alle suore e alle clarisse, perché nasce come convento di clausura, e qualche traccia nel resto della struttura architettonica che nei secoli, per germinazioni spontanee, per una serie di interventi architettonici, diventa un centro veramente immenso, un complesso veramente molto grande, fino a circondare quasi tutto l'isolato. E infatti in questa chiesa troviamo dei gioielli di gran pregio, dall'altare in agata, ametista e lapislazzuli, ai due dipinti del Borremans, ma anche tanti altri. Esattamente, all'interno sono presenti dei manufatti artistici di notevole pregio, parliamo anche di alcuni dei maggiori rappresentanti della cultura figurativa siciliana, appunto come il Borremans, che è un po' il corrispettivo pittorico del Serpotta, il massimo rappresentante del rococò siciliano, con due quadri di grandi dimensioni dove vengono rappresentate San Francesco e Santa Chiara del 1735. L'altare è un splendido esempio dell'artigianato siciliano del XVIII secolo, dove oltre a questi elementi di particolare pregio materiale viene attribuito il suo disegno all'artista Gaspare Serenario. Lateralmente invece sono presenti nelle piccole cappelle laterali opere del XVIII secolo, sempre di Olivio Sozzi e Gaspare Serenario. Quindi in questo senso ancora possiamo elencare altri artisti, invece per ciò che riguarda la volta e la cupola, dove vi è l'intervento di Fumagalli del Martorana. Santa Chiara, nonostante sia un gioiello di architettura, però nei nostri giorni è diventato un posto di grande aggregazione per le diverse etnie che si vengono a trovare a Palermo, che ricordiamo è sempre una città di grande tolleranza. Santa Chiara è diventato, grazie all'Associazione Santa Chiara, all'attività concreta e in continuo sviluppo dell'Ordine dei Salesiani, è diventato ormai il punto di riferimento non più solo degli abitanti del quartiere, ma forse di tutta la città. Dal 1919 sono presenti i salesiani, inizialmente era un'attività legata agli orfani causati appunto dalle attività belliche, per poi svilupparsi in un vero laboratorio sociale, cioè attraverso i volontari, attraverso gli stessi salesiani, attraverso comunque tutti coloro che hanno voluto collaborare per svilupparne l'aspetto anche culturale, ma anche lo spazio stesso, sviluppare tutta una serie di attività come laboratori informatiche, fotografia, sostegno scolastico ai minori e anche una sorta di laboratorio sociale per tutte quelle comunità straniere che qua a Santa Chiara trovano dialogo, confronto e possono essere ospitate utilizzando gli spazi stessi di Santa Chiara.